Guarda lì, è anche passata un'ora e siamo già a questo percorso. Dovrebbe esserci un nuovo percorso! Vi dice la stessa cosa perché per il tunnel. Cave, la grotta. Questa è una grotta spaventosa. Scommetto che se ascolto con... se ascolto bene sentirò strani rumori. La grotta, non mi piace la grotta com'è. Yes. Ha un'atmosfera un po'... la musica anche è un po'... Zubat. E abbiamo un Grimer. Fate foto a Grimer o Grimer. Fate foto a tutti i Grimer che vedete. Qui ci sono dei Bulbasaur, ma... parlerò dopo dei Bulbasaur. Se fate foto a quei Grimer ne appare uno qua. E se lo colpite con tre... con tre palle fumogene, si evolverà in Mach. Girati, Mach. Fammi un sorriso. Mach! Questi! Colpiteli con una palla fumo e rivelano la loro vera identità, sono dei Ditto. Oh, du... Ditto! Ditto, Ditto! Un altro Grimer! Oh no, 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 no! Là c'è il coffin che tiene in ostaggio Jigglypuff. Così tante cose insieme. Jiggles, coffin! Oh, Jigglypuff, mi spiace! Potete salvare Jigglypuff colpendo Coffin con una palla fumogena. E vi ringrazierà dopo. Che c'è Weeping Bell. Bell, Bell, Bell. Bella posa. Se lo colpite, quando passa da qua, passa. Non so se riesci... oh, Coffin, muori! Muori infame! Muori! Muori! Yeah! Muori anche tu, Weeping Bell! Vabbè, penseremo dopo a Weeping Bell. Questo Pikachu potete ottenerlo se colpite Zubat, ma colpire Zubat è una cosa molto difficile, quindi... e vi darà un altro tipo di foto speciale, ma vabbè. Non so, non riesco quasi mai a ottenerlo perché è così difficile da colpire. Vabbè. Qui abbiamo dei Jinx con un uovo. Facciamo una foto a Jinx anche se uscirà orrenda. Tanto per aggiungerla. Fatto tutti qua dentro, sì. Sentite? Qui appariranno i Jigglypuff che avete salvato. Ce ne sono tre in totale. Ne ho salvati due perlomeno. E questa è una delle foto. Più belle di tutto il gioco, secondo me. E giustamente anche una di quelle che vale di più. Jigglypuff. Jigglypuff. Oh, sono... ma ora sto cantando la canzone Jigglypuff, come on! Allora, Zubat, 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 Zubat... Zubat. Grimer. Questo è decente. Mach ho solo immagini di spalle. Professore, non ha le spalle, non può giudicarmela come un'immagine di spalle. Jiggles? Ah, qual è la migliore? Questa. Jinx. Coughing.
Oh, hello, Confing. Wee, Pimble. E sono tutti. Let's go. Ci sono altri Zubat. Ah, non è abbastanza. Grimer. Wow, grande posa. Grande posa, fratello. Mok. Almeno non ci ha contato di spalle. Dito è orrendo. Vabbè, felice, ok. Tutti i Bulbasaur nella grotta sono dei Ditto trasformati. Coughing. 8-9. 1000. Guardate qua cosa ho fatto, una foto di Coughing. Weeping Bell. 110. Buona posa. 2-2-20, ok. Jinx. 6-50. Buona posa. Nice. Jigglypuff. Questo è Jigglypuff sul palco? 500 punti. 2-9. 1400. Si può fare molto di più con questa foto. Avrei dovuto farla meglio. Welcome back. Welcome back. Sta facendo bene. Scegli, vai ai percorsi, ok. Che mi offri, Oak? La valle. E crediateci o no, questo è già il penultimo percorso. Questo è un gioco molto corto. Molto, 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 molto corto, purtroppo. Ai tempi non l'ho finito così in fretta. Non lo finì così in fretta perché non giocavo così tanto come ora. E poi adesso lo conosco come il palmo della mia mano. Mi piace molto la musica qua. Qui ci sono degli Squirtle, fateli uscire a terra con le palle fumogene. Ah, solo due, vabbè. Squero, mangiate questa mela. Squero! Wow! Calma, amici felici. Ora, potete fare una cosa qua. Potete far uscire un Magikarp vicino alla riva. Adesso non funzionerà naturalmente perché lo sto dimostrando io. Eh sì, e... salterà verso quel Mankey. E Mankey lo calcerà via. Più tardi vedremo cosa succede. Questi sono dei Geodude. Quando Geodude scende fa uscire un Sandshrew. Seguimi, Sandshrew. Un bel sensor qua vicino. Nice. Parabarabam. Invece un Graveler. Questa è la foto migliore che potete fare per ora. No, forse no. Fate scendere i due Geodude. Uscirà un Graveler che farà emergere un Sandslash dal terreno. Sandslash, vuoi una mela? No. Ok, va bene così. Qua c'è la cascata. Zona molto importante questa. Se avete fatto uscire quel Magikarp, che Mankey ha sbalzato via, riapparirà qua. Ah, questa foto suppongo valga di più. Qua c'è anche uno stereo. Ci pensiamo dopo. Eccolo lì. Faccio prima una foto, visto che ho fatto solo schifose dei Magikarp. Se lo colpite con un'altra palla fumogena, salterà fin dentro la cascata. E dentro la cascata diventerà un Gyarados. Sparerà anche un idropompa. Ok, quando fate una foto stereo si incavola tantissimo e comincerà a girarvi attorno, rovinandovi le altre foto. Per fortuna non dobbiamo assorbirlo. A lungo, stereo, stereo. Prendete un altro stereo se ce la fate. Mancato. Questo. Preso due stereo. Nice. Prendete due stereo. Se vi seguono si butteranno poi dentro quel mulinello. Usciranno sotto forma di starmi. Dopo devo fare un'altra cosa, ma è troppo tardi ora. Ogni tanto esce anche un Goldin dall'acqua. Qua cosa dovete fare? Dovete giocare a bowling con Squirtle.
Colpirlo al momento giusto per abbattere Mankey. Bang! Goldin, come on, baby. Serve una tua foto. Nice, questa è una bella foto di Magikarp una volta tanto. Dratini! Non più foto. Allora, qua potete fare una bella foto di Mankey. E oltre a questo, colpendolo con una palla fumogena, fallirete. Tanto, deve arrivare a colpire questo pulsante. Io l'ho colpito al momento sbagliato, si vede. Vabbè, proviamo ancora a cercare Goldin nel tempo che rimane. O Dratini, o chi esce dall'acqua, Magikarp. Come on, Goldin. Magari qualcuno si chiederà cosa succede, Lethal, se finisce il rullino. Se finisce il rullino, semplicemente finisce il percorso. Man, ci sono così tanti Pokémon in questo percorso. È difficile tenere il conto. Allora, oh, Squirtle, ce n'è solo una. Hello, Squirtle. Magikarp, abbiamo quella bella finale. Yeah, nice. Starmie, è molto difficile fare delle belle foto a Starmie perché si muovono in maniera un po' casuale anche. Ok, questa sembra decente. Anche se nessuna era al centro. No, quella di prima volevo, questa. Stereo. Dratini. Ho preso malissimo, ma almeno c'è. Mankey, questa è più vicina. La dimensione conta più di quanto pensiate. Anche la posa conta, naturalmente, ma... Allora, Gyarados. Questa dove sputa idropompa sembra buona. Sandslash. Graveler, questa qua quando è caduta era molto meglio dell'altra. Sandshrew. Questa. Yay! Geodude ne ho solo una. Due, tre. Questa. Sembra buona. Ed è tutto. Ce n'era una bella. Questa voglio tenerla di Gyarados. Altro. Epic Magikarp. Nice. No. Professor Rock. Yes. Squirtle. Buona posa. Non ha preso l'altro Squirtle perché era esattamente dietro. Si vede. Sandshrew. Wonderful. Nice. Geodude. Buona posa. Wonderful. Più espressivo un sasso. 570. Oh, è caduto. Wonderful. Sandslash. 30. 1000. Buona tecnica. Nice. Gyarados. 680. Wow. 4060. Buono. Stereo. Buona posa. 1120. Starmie. Ok, almeno al centro. E c'è un altro Starmie, quindi arriviamo in terreno 2000, quindi accettabile. E una buona foto di Magikarp, finalmente. Dratini. E almeno la posa è buona. Mankey, ehi. Wow! Wow! You've thrown a Pester Ball! 3300. Un interruttore sospetto. Buona fortuna, Andrea. C'è tempo e luogo per ogni cosa, ma non ora. Welcome back. Hello. Oh. Bam, bam. Andiamo a prendere quell'interruttore. Stavolta salterò qualche Pokémon per fare foto migliori di quelli che voglio migliorare. Ok, qualche Squirtle in più se ce la faccio. Ok, ho 3 Squirtle ora. Spero. Spero. Ce n'è anche un quarto.
Ok, facciamo una bella foto di Sandslash stavolta. Vai Sandslash! Sandshrew! Segui quello! Due Sandshrew! Seguite la pista! Ok! Voglio tre Sandshrew qua! Tre, venite qua, bellissimi! Nice! Ora proviamo a fare un Sandslash un po' più vicino stavolta. Graveler è molto più vicino. Sandslash! Bella mela! Wow, cosa stai facendo Sandslash? Sei pazzo! Sei pazzo! Ok. Niente magic, niente Gyarados stavolta. Se riesco mi concentro sugli Starmie e su qualcos'altro che uscirà da quel mulinello. Hello! Oh, questa era una buona cosa. Ci sono Mankey dappertutto, ma il migliore è quello che ho fatto io. È la miglior foto di quel di Mankey. Stereo, stereo, stereo! Ho mancato. Stereo! Due stereo. Due stereo impazziti. Ok, siamo un bello Starmie stavolta. Ok, cosa potete fare? Potete fare una foto lanciando tre palle fumogene là dentro? Escerà un Dragonite! Salve Dragonite! Ok, ora giochiamo. Devo buttare giù quel Mankey. Vai! Bonk! Dragonite è ancora nei paraggi. Hello Dragonite! Sei bellissimo! Nice! Chi è? Devo buttarlo su un pulsante adesso, però. Tan, tan, tan. Hello, Mankey! No! Mankey! Damn it, damn it all! Adesso Goldin, per favore. È stato l'ultimo Pokémon che ho ottenuto Goldin, perché appunto è così difficile da trovare normalmente. Squirtle. Questa. La Squirtle Squad. Ci sono tanti Sandshrew qua. Yeah! Piccolo salto Sandslash. Quando non sono arrabbiati. Questo sembra decente. Anche se decisamente non è al centro. Questo è al centro, però è uno solo Starmie, quindi non varrà come l'altro. Bellissimo Dragonite!
Che altro c'è? Oh, Graveler. Ok. $3.60, $1.100. Oh, fa niente. Wow, 3.600. Questa buona, buona, buona. Graveler è enorme, dai. Un 1.000 per le dimensioni. What the... Vabbè, meglio dell'ultimo. Well done. Più grande e sta saltando come un pazzo. Cosa vuoi di più dalla vita? Stereo. Orrendo. Ok, era meglio l'altra. Va bene. Eccolo. Oh, è la prima foto che ho visto. È la prima foto. Ho mai ottenuto 1.000 punti di dimensione. Wow. Oh mio Dio. Penguin. Oh mio Dio. 800. Wonderful. Fa niente se non è altissimo il punteggio. Ma wow. Mai ottenuto 1.000 proprio di dimensione. Sono arrivato a 960, ma... Ok ragazzi, vi risparmio la strada di nuovo attraverso la valle. Yes. E là ragazzi, sono andato un po' meglio stavolta, ma non ho ancora, non sono ancora riuscito a premere quel pulsante. A quanto pare quando... è meglio farlo quando non sta guardando. Adesso ci proverò. Prima vediamo le foto che ho fatto. Ne ho fatte tantissime perché appunto il mio obiettivo principale era... aprire quella cosa. Vabbè. Ho fatto foto di drattini. Questa sembrava buona. Anki, vabbè, non sarà di certo migliore dell'ultima. Questa è buona per Stereo. Starmi non riuscirò mai a farlo bene. Deciso. Sono riuscito a fare Goldin, anche se malissimo. È uscito dall'acqua quando ha lanciato una mela, Magikarp. E questo è quanto. Ed è abbastanza... no. Oh, anche questa non era in mezzo, diamine. Questa non va bene. Questa è meglio con la prima. Manky, questo Manky è orribile. Stario, questa è buona, dai. Ok, è migliore comunque. Riesco mai a prenderli al centro. Wow, me l'ha contata come buona. Ah, non è al centro però. Magikarp, schifo. Ah, va bene. Ci rivediamo alla fine sperando che riesca a colpire col Manky del cavolo. Oh, yes, ce l'ho fatta. Dovete colpirlo quando sta facendo su e giù, non quando vi mostra il volto. Ok, abbiamo aperto un nuovo passaggio. Questa musica mi piace molto, come la musica dell'opening del gioco. L'intro. Oh!
Oh, ciao Andrea, che sorpresa vederti qui. Oh, suppongo ti piacerebbe sapere perché sono qui. Ah, beh. Ho ricevuto delle importanti informazioni dal laboratorio Pokémon. Sembra che ci siano sei... come si chiamavano in italiano? Poké... Sei immagini Pokémon nascoste su quest'isola. Devono avere qualcosa a che fare col... Devono avere qualcosa a che fare con dei Pokémon importanti che sono qua. Queste immagini sono parti del paesaggio che somigliano a Pokémon. Un'immagine è la montagna che sembra Dugtrio. Sono venuto qua per osservarla. Ah, ma non riesco, ma non sono in grado di andare più in profondità nell'isola, quindi non posso trovarle. Hai visto la montagna che sembra Dugtrio? Oh, ho un'idea. Strovi questi segni... queste immagini Pokémon, fai una foto come faresti con un Pokémon. Potremmo scoprire degli indizi per le... dalle immagini e i luoghi dove le hai prese. Devo ripetere le informazioni? No. Wait. Aspetta! Aggiungerò una pagina per le immagini Pokémon alla... come si chiama? Alla ricerca. Ci vediamo più tardi? Okidoki. Da due immagini, due di Squirtle. Anzi, prendiamo questa che sembra più plausibile, ma sono comunque troppo grandi. Gravele. Wow, conta come Gravel questo, non come Goldin. Ok, voglio vedere quanti punti mi dà. Questa è Goldin, è uscita bene questa. Ma penso che farà meno successo dell'altra. Questa è bella. Anche se non è al centro ci provo, voglio... perché è bella. Ho preso Dragonite. Gyarados. Magikarp. Mankey. Queste contano come Mankey. Vabbè, Mankey. Ed è tutto. Yes. Squirtle. Wow. Sono riuscito a fare meglio con questa foto. Graveler. Sono 80. You were close. Goldin. È meglio l'altra. Well done. No, no, è meglio questa perché è al centro. Ok, meglio l'altra. Gyarados. Oh, è piccolo questo Gyarados. Non va bene. Perché era così piccolo Gyarados? Vabbè. Oh mio Dio! Non sono mai riuscito, adesso ci riesco sempre con Dragonite. E ha fatto una posa migliore! 4400! Non è il punteggio perfetto per Dragonite. So che ci sono i punteggi perfetti. Vabbè, whatever. Questa è buona. Yes! 3004 per un Dratini. Aspetta Andrea, torniamo al 54. Sono 72 in totale. Siamo sicuri? 73? Sì, può darsi. Ce n'è qualcuno che non ho ancora trovato. Ok. Ecco qualcosa per rendere la tua ricerca di segni Pokémon più facile. Non sarebbe bello se la 01 si muovesse più in fretta? Ecco, ora puoi usare questo acceleratore se vuoi andare più in fretta. È facile da usare, premi R per far andare più in fretta la 01. Devo ripetere queste informazioni? No. Ok, prendiamo. Devo andare a vederla. Queste sono le cose che dobbiamo trovare, le immagini Pokémon. Poké segni, non lo so. Sono 6 e sono nei 6 percorsi che disponiamo. Si dice che da qualche parte su quest'isola ci sia un misterioso gruppo di rocce enormi. Se le guardi da un certo angolo appare la forma di un Pokémon. Kingler in questo caso. Quando le luci risplendono su un oggetto, le sue ombre appariranno sul muro dietro di esso. Da qualche parte c'è un'ombra che somiglia a un Pokémon.
Il fumo cambia la sua forma e alcuni assumono la forma di Pokémon. Dove puoi trovare questo fumo? Lo sai già. Hai sentito di un albero vicino al fiume nella giungla che sembra Cubone? Nessuno sa chi l'ha piantato, ma ho sentito che qualcuno ha visto quell'albero. È un mistero. Cubone, questo è Mewtwo. Risplendono da qualche parte, è tutto quello che so. Da qualche parte nel mezzo delle montagne c'è una montagna che somiglia a un Pokémon. Sono andato alla valle per trovare questa montagna. Ok, se immagini e so benissimo dove si trovano. Ed è una per percorso, per l'appunto. Vedremo presto. Beh, tanto dovevamo tornarci, no? Yes. E abbiamo anche l'acceleratore. Ci tornerà utile per esempio, se vogliamo andare attraverso un livello senza dover aspettare tutti i cambiamenti, eccetera, eccetera. Cosa posso mostrarvi? Niente qua, voglio solo farlo. Lapras l'ho mancato. Allora, Lapras? Non l'ho preso. Allora, qua c'è la nostra prima immagine Pokémon. Queste rocce, se guardate da un certo angolo, diventano Kingler! Ehi, Butterfree. Ho fatto la foto a Lapras, ma non è abbastanza, diamine. Pari ancora, amico. Qua c'è Snorlax, facciamogli una foto migliore stavolta, magari. Ok, qua acceleriamo. Non è molta accelerazione, ma è quanto basta, direi. Ora qua, poter lanciare palle fumogene per far uscire lo scoperto un certo Pokémon. Però dovete essere molto precisi. Seguite le foglie che si muovono un po' per capire dove si trova. Ok, ho fatto un po' di foto a Lapras. Ma non so se lo troverò subito. Ce n'è uno anche lì dentro. È un po' questione di fortuna. Io non ne ho moltissimo. Vabbè, tornerò. Un buon Lapras. Non ho avuto molta fortuna. Vabbè, andiamo svelto fino alla fine. La 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 la. Mi va bene così. Abbiamo trovato l'immagine Pokémon, perlomeno. Anche se c'è ancora un Pokémon che non ho preso. E la prossima volta lo farò. Ah? Immagine Pokémon. Questa cos'è? Butterfree, anche se non ho preso di mira Butterfree. Snorlax. Oh, Magikarp. Lapras. Questa ce ne sono due, sembra decente. Al massimo decente. Ci sono ancora due Pokémon che non ho preso su questo posto. Uno dipende dalla fortuna, l'altro devo rivelarlo con la palla fumogena. Non ho tratto niente a parte l'immagine Pokémon. Non ve la valuterà, la metterà sempre solo dentro la ricerca. Aspetta Andrea, torniamo al laboratorio. Welcome back. Fai foto con un buon ritmo, voglio renderti il lavoro più facile. Ecco un regalo per te. Ti piacerebbe vedere le rare pause di Pokémon? Sono il Pokéflauto. Che sguardo che ho fatto. Il Pokéflauto per farli danzare. È facile da usare.
Usa il bottone C per suonare il pocaflauto. Puoi ascoltare diversa musica usando C. Suonalo spesso. No. Ok. E adesso abbiamo tutto l'equipaggiamento che può darci il professor Oak. Yes. Acceleratore, la mela, la palla fumogena. Oh no, non fermarmi. Mancherò il Dodwood delle tre. Ok, se suona del pocaflauto, certi Pokémon si comporteranno in modi speciali. Pikachu, per esempio, emanerà scintille. Ci sono tanti tipi diversi di musica. Questo è il mio preferito. Adesso mi concentro un po' su Lapras, visto che ho preso il segno, l'immagine Pokémon. Cavoli, è peggio del mostro di Loch Ness. Farò una buona foto a Lapras. Non male. Con Snorlax è divertente. Oh yeah. Shake it. Anche Meo balla. Gasiamo un po'. Pokémon, vuoi uscire? Sei di buon umore oggi, vuoi uscire? Pare no, facciamo foto a Lapras. Ecco quanto sei bello, Lapras. Nice. Esci allo scoperto. Damn it. Eccolo. Wow. Scyther. Scyther. Bueno, ce n'è uno anche qua. Oh! Ok, ho trovato un buon una foto di Scyther. Adesso Lapras. Oh my god! Guardalo lì, bellissimo. Ok, ho fatto una bella foto di Lapras. Questo, colpite questo masso rosa. Oh, colpiscilo! Colpiscilo! Non voglio fare un altro giro qua, no! Ok, faremo un altro giro qua. Fuck you, Kangaskhan. Lapras. Sexy Lapras. Ok, finiamola. Ciao, Meo. Ok, Pikachu. Questo sembra più arrabbiato. Lapras. Dov'è la bellissima immagine di Lapras? Yeah. Guardatelo. Con due Lapras sullo sfondo. Questa è una bellissima foto. Scyther. C'era questa. Pidgey. Mi hai contato Pidgey. Meo, che balla. Snorlax, come dimenticarlo. Anche se è strano, Snorlax, anche se lo fate ballare, ottiene più punti. Quando è solo sdraiato, di solito, almeno per me. Yay, Lapras! Ok. Professore, voglio almeno 3000 punti per quel Lapras. Pikachu! Questo sarà schifoso in confronto a quello. Snorlax? Vedete, la posa vale uguale, che si gratti la schiena o balli. Quindi, alla fine... Sta ballando, però è più piccolo. Mi dispiace. Pidgey, orrendo. You were close. Scyther. Ho tagliato metà di Scyther, vero? Vabbè. Lapras, che bello che sei. 3,90. 1000. Wow. Bonus Lapras.
Yeah! 3130. Welcome back. Yes. Torniamo a prendere quel Pokémon adesso. E a fare una bella foto migliore di Scyther se ce la faccio. Via, 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 tutti, via, tutti. Fuck you, Doduo. Ah, una cosa che potete fare. Dimostriamola, tanto vale. Potete guidare Pikachu con le mele. Pikachu, Pikachu, segui, segui le mele, segui le mele. Fuck you, Doduo. Fino alla tavola da surf. E avrete il bonus Surfing Pikachu. Vedrete dopo, magari. Snorlax farà danze diverse se fate musica diversa. Questa è sempre la mia preferita. Non so che genere possiamo definirla. Scyther! Scyther! Come the fuck out! C'è qua in giro. Scyther! Volevo mostrarvi cosa succede quando trovate Scyther qua dentro. Succede un'altra bella cosa. Ok, cerchiamolo lì. Stavolta cerchiamo di prenderlo quando è intero. Qua è un po' più facile prenderlo perché c'è meno erba. Too bad. Ok, questo masso, colpitelo. Con una mela anche potete colpirlo. E diventerà Chansey. Vieni qua, Chansey. Guardami. Guardami. Ok. Fuck you too. Ok, va bene così. Vabbè, abbiamo aggiunto Scyther alla... Ok, questi sono tutti i Pokémon di questa zona. Non ce ne sono altri. C'è anche un trucco che continuando a fare avanti e indietro con lo stick giallo per cambiare visuale si vada più veloci. Però io non lo uso personalmente. Giochiamo normalmente, ok? Chansey. E cos'è questo Magikarp? Ok. Occhi d'occhi, ero solo venuto per Chansey, ma... Se va bene anche così. No. Profoc, profoc. Yes. Surfing Pikachu è 1000 punti bonus. E vedete che ha superato facilmente il Pikachu di prima. C'è ancora un'immagine che supera sempre il Pikachu normale. Anche Surfing Pikachu. Snorlax, questa è il migliore. Chansey? Wonderful. Magikarp? Perché continuo a fare foto di Magikarp? Ok. Spiaggia finita. Welcome back, castle. Tunnel. Let's go. Yes. Tunnel, ok, il segno Pokémon non è difficile da fare. Vi serve però il... Posso andare davanti a quell'elettro... Oh, qua devo fermarmi. Posso andare davanti a questi due però, se passo di qua, vero? Yes! Ah, superati! E mi piacerebbe una buona foto di Kakuna. Foto di gruppo di Kakuna, nice! Fuck you, Electrode! Ok, qua c'è qualcosa di nuovo da fare. È necessario per l'immagine Pokémon. Quel Pikachu! Attiratelo verso l'uovo con le mele. E poi suonate! Pikachu elettrificherà l'uovo che si aprirà in uno stupendo Zapdos!
che volerà un po' in giro e dopodiché si metterà a dare energia alla... Salve Magikarp! Alla centrale elettrica. Facendo cosa? Beh, dato un nuovo tema musicale, per così dire. E in più ci dà anche tutti quegli Electabuzz. Electabuzz, venite qua. Lasciamo stare Diglett e Pikachu. Buono, vero? E altra cosa che fa è far apparire l'immagine Pokémon, l'ombra. La vedete là? È l'ombra di Pinsir. Nice. Ok, facciamo riunire il Magnemite già da lontano, così abbiamo una bella foto di Magneton anche magari. Vabbè, era bella l'ultima. Magneton, sì, felice, ti ha dato una mela. Ma girati di qua però. Ok, let's go away! Alcuni Pokémon vi seguono quando suonate e basta, alcuni ballano. Varia un po' l'effetto che ha il Pokéflauto. Pikachu lancia elettricità, come avete visto. In tutti i casi che io sappia. Non c'è mai un caso in cui balla e basta, qualcosa del genere. Bene, abbiamo Zapdos, abbiamo l'immagine, abbiamo tutto quello che ci serve. Una shot di gruppo. Zapdos. Questa è buona come posa, questa è buona come grandezza. Facciamo questa, mi piace la posa appena uscito dall'uovo. Magikarp. Electabuzz in compagnia. L'immagine Pokémon. E Magneton. Ok. Completato anche il tunnel. ...75... Molto meglio. No, non di tantissimo, ma comunque. 1350. Nice. Brulla Buzz. Oh, yeah. Sembra delizioso. Buona foto. Well done. E Magneton? Ah, peccato. E ci sono altri Magneton. Oh, wonderful. 57? Sono quasi sicuri che erano 70 qualcosa i tipi di Pokémon. Mi sembrano un po' tanti. Welcome back. Ho trovato Scyther e tutto. A Vulcano chi c'è in più? Nessuno. Sì, ce ne sono due che non ho trovato. Due basta, sì. Andiamo al Vulcano. Yes. Se riesco a fermare due Rapidash. Vabbè. Allora l'immagine è qua, quindi dovete lanciare una palla fumogena nel cratere. Non dirmi che fallisco. E quando lo fate apparirà. Retry. Ripartiamo da zero. Sì, Rapidash. Fermatevi, bellissimi. Ok, ora lanciatela lì dentro. E uscirà del fumo a forma di coughing. A me sembra una faccia arrabbiata più che un coughing. Ok, Vulpix. Seguimi. Faremo una bella foto di gruppo adesso. Tu e gli altri due Vulpix. No, follow me, ok. Vieni. Dove sono gli altri due imbecilli? Eccoli. Manca un ultimo. Dove è l'ultimo Vulpix? Qua c'è Magmar Charmeleon, chi se ne frega a questo punto.
Posso arrivare al punto dove ci sono i nuovi Pokémon. Qua quello che potete fare prima di distruggere l'uovo è sempre chiamare i Charmander con le mele. Cosa è successo? No, 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 no! Comunque se suonate questo vi segue. Moltres non mi interessa. Mi interessano i due Magmar però. No, riesco a fare una foto migliore. More, si stanno ammazzando adesso. Allora, qua... Nei crateri ci saranno dei Pokémon ogni tanto. A volte ci vogliono tre colpi, a volte ne basta uno. Questo è uno dei Pokémon che potete trovare, Growlithe. E l'altro... Questione di fortuna, se li trovate o no. No, sono tre Growlithe stavolta. Ok, facciamo un Charizard rapidamente. Nice. Questione di fortuna in quei tre crateri. Ho trovato anche tre Growlithe lì. Rapidash. What? Non mi ha preso l'immagine. Malarbeto, com'è che non me l'hai presa? Ok, rinuncerò a... come si chiama? A Rapidash la prossima volta. Questa è bella. Ci sono tre Vulpix più o meno. Charmander, anche se penso che sarà migliore l'altra. Com'è che non mi ha preso... È lì, è il... È il fumo a forma di Koffing. Rapidash. È una buona posa stavolta. E ce ne sono di più. Well done. Nice. Yeah. Quasi 4000 anche questa. Stiamo andando da Dio. No, questa... No, non è abbastanza. Cavolo, l'altra volta 1300 di bonus. 800. Altri Growlithe. Wonderful. Meglio l'ultima. Ok. Ok, andiamo a prendere l'immagine Pokémon e poi finiamo. Finiamo tutto quanto. Welcome back. Non dovete andare fino alla fine per forza, ma... Yes. Semplicemente potete... Ok, stavolta... Ok, l'ho fatta. E... Quit course. Ok, adesso l'ho fatta con l'immagine. Più bella è questa. Prendi questa roba e andiamocene, ok. 58. Ah no, dovevo andare fino alla fine. La mia memoria non finirà mai di stupirmi. Devo andare a prendere quel Pokémon che mi manca. Oh, Rapidash. Voglio andare in fretta. Vulpix, non mettetemi in mezzo, per favore. Devo prendere quel Pokémon. Beautiful. Ok. Growlithe. Ok.
altro Growlithe. Tre Growlithe di nuovo. Non ho fortuna, man. Vai con le foto. Ah, è più piccolo dell'ultima volta. Questa è meglio dell'ultima, no? Nice. Provare con il Pokémon. Welcome back. Yes. Yes. Qua rallentiamo. Ah, mi fermano lo stesso. Pompa il sound, man. More. Questa è più vicina, no? O forse mi sbaglio. Vabbè. Ok, stavolta Growlithe. Eccolo! Arcanine! Un gran Arcanine, due Growlithe, ok? Fine! Fuck you, Charmeleon! Fuck you, Charizard! Ok! Ora, per l'amor del cielo. Allora, Magmar, whatever. Moltres. Beautiful! Arcanine trovato. Ultimo Pokémon del vulcano. Charizard. Oh, finish. 1.44, sto registrando. Vabbè, l'ultima era eccezionale, non posso superarla. Questa sì, dai. Oh. Arcanine. Buona cosa. Meglio. Charizard fiammante. Qua erano 60. Forse erano 62. Welcome back. Al fiume, quanti ce ne sono ancora che non ho... Al fiume ce n'è uno. Yes. Ma... Ok, tutta birra per il fiume. Voglio fare una foto migliore a Psyduck. Per Slowbro e Slowpoke siamo a posto. Bulbasaur siamo messi bene. Potete far scendere questi Bulbasaur per avere punti addizionali con la palla fumogena. Qua abbiamo sia un nuovo Pokémon che una nuova immagine. Con la musica apparirà Vileplume, che prima era coperto di spore, quindi non potevate fargli la foto. E apparirà anche questo, l'albero a forma di Cubone. Balla, man, balla! Elder volanti? Psyduck? Psyduck! Muori infame! Cioè voglio stringerti la mano, Psyduck! Oh, cosa è successo? Ok, questo. Come cavolo nuota? Cagnolino. Ah, un'anatra che nuota cagnolino. Una rana che nuota cagnolino. Ok,
Ok, facciamo uscire i Porygon. Stavolta li facciamo meglio, eh. Facciamo questo anche. Bravo Porygon. C'è solo il Psyduck pazzo che lo prende. Pazzo! Ah. Dovrei lanciarla e poi prepararmi. Un Cloyster! What the fuck is it? A terra, Cloyster! Ok, questo Pikachu. Tanto non riesco a fargli una foto troppo rapido. Ok, whatever. Tutti i Pokémon? Restava solo Vileplume, no? E Cloyster, che ogni tanto non si fa vedere, può essere difficile da aggiungere alla ricerca. Allora, Vileplume. Questa mi piace. L'albero. Shelter volanti. Questi che si mostrano una lingua vicenda. Slowpoke. Non era mia intenzione farti una foto Slowpoke. Psyduck. Qui non è da dietro, vero? Dimmi che non conta come da dietro questa. Psyduck che urla. Cloyster. Pikachu. Porygon. Qual è la migliore? Questo è più vicino. Ok, professor, I am here. Yes. Mr. Professor. Professor Roxanne. Mille. Wonderful. Shelter. You were close. New record di nuovo. Wait. Wow, posa mille. Decisamente well meglio. Yes! Oh, è da dietro, ma no! Cloyster non ha un dietro. Wow! You were close! Oh diamine! Ancora questo audio che mi da. Ok. No, tengo questa chiaramente. Oh, wonderful! Wonderful! Allora, cosa resta? Welcome back, you asshole! Yes! 72, mi sa che mi sto sbagliando. Davvero non mi ricordo 72, mi sembra un numero troppo così azzardato. Ditto, mi serve una foto migliore di te. Orribile. Questo Grimer non appare se non... Non appare se non... Come si dice? Se non fate le foto agli altri due Grimer. Oh 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 oh, fuck you Koffing! Lascia stare quel Jigglypuff. Oh, qua c'è un altro. Yes! E laggiù dovrebbe esserci un altro, eccolo lì. Io spero di non essere troppo in anticipo per liberare. Potete spingere Weeping Bell nell'acqua e si evolverà in Victory Bell. Mi sa che no. Ero disattento, mi spiace.
Ok, qua potete fare una foto. E facciamo una foto anche a Victreebel prima che me ne vada. Ah, sembra una buona posa questa però. Mi spiace per l'ultimo Jigglypuff. Mi accontenterò di due sul podio, sul palco. Ok, questo Pikachu non riuscirò mai a colpirlo. Praticamente è Pikachu quei palloncini che appare, ma... vabbè. Tempo di fare un po' di foto. Articuno, bellissimo. Jinx. Jinx. Ancora, ora i Jigglamini Puff. Dovrebbe esserci un altro strumento, zoom estremo o qualcosa del genere. Ok, la terza foto è quella buona. Possiamo andare. Ah. Allora, cosa abbiamo fatto di bello? Allora, Grimer. Disgustoso. Mac, questa è migliore. Meglio. Ditto. Questa è l'immagine Pokémon. Le pietre si trasformano in una costellazione di Mewtwo se le fotografate. Victreebel. Jinx. Jiggly. Articuno. Questa, stupenda. Se non me la prende mi arrabbio. Cioè, se me la prende come troppo grande o qualcosa del genere. Infatti me la metto anche nei preferiti. Anche questa, perché no? Let's go! Prevedibile. Questa, dai, è meglio! 970 di dimensione. Finito. Victreebel. Nice. Wonderful. Articuno. Oh. You were close. Jinx. You close. Jigglypuff. Wow. 300. Oh. Wow. Bene, 20 punti meglio dell'altra. Oh. Oh, wonderful. 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 Mi manca solo un'immagine Pokémon. Simbolo, non mi ricordo come si chiamava. Welcome back. Welcome back. Voglio vedere qual è la mia immagine migliore. Sì, sono i due Magmar. Qua potete guardare in ordine di punteggio. Score. E così le vedete in ordine punteggio, dalla migliore alla peggiore. Ho fatto delle belle foto in questa playthrough, non c'è che dire, rispetto alle ultime. Non sto dicendo in generale, eh. Non prendetemi per un vanitoso. No, 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 volevo andare a... Anche nell'album c'è una bella musica rilassante. Semplicemente potete guardare i vostri... vostre immagini. Potete anche mettere dei commenti. Molto bella. 60 foto potete tenerci. Ok, go to course. Valley. Sto pensando, ma ho tutti i Pokémon, no? Pokémon Report. A parte uno. 62, forse erano 63 i Pokémon. No. Perché li ho tutti? Adesso devo solo fare una foto al...
al Monte Ductrio là a fondo. E ho finito. Penso di aver finito. Yes. Oh, wonderful. Ok, tutte le immagini, prof. Aspetta, Andrea, torniamo al mio laboratorio. Welcome back. Finalmente ho ottenuto tutti i immagini Pokémon. Dopo aver guardato queste 6 immagini ho capito che le immagini sono proprio come le costellazioni che possono essere vite dall'isola Pokémon. È la chiave di questo mistero. It's the sky. Guarda, tutto un senso, è il cielo. La nuvola arcobaleno che volteggia nel cielo è il percorso segreto. Qualcuno nelle nuvole deve aver creato i segni Pokémon. Ho fatto una nuova strada nella nuvola arcobaleno. Questa dovrebbe essere molto importante per la ricerca dei Pokémon. Buona fortuna, Andrea. Questo è l'ultimo percorso. Rainbow Cloud si chiama solo arcobaleno in italiano. E qua c'è un solo Pokémon. Ma è parecchio difficile da fotografare se non sapete il metodo. Eccoci qua con le costellazioni che sono uguali appunto ai segnali Pokémon. E questa è anche molto lunga. Eccolo qua, è Mew. Solo che se gli fate una foto così, non vale come foto. Io ho fatto tutto il percorso così la prima volta, tentando come si dice? Ho fatto 60 foto alla bolla così com'era. Dopo la prima volta che l'ho colpito, Mew vi salterà contro. Potete colpirlo un'altra volta. Vi salterà contro da una delle direzioni e dovete colpirlo. La prima volta che lo colpite ha diverse barriere, ne ha 2 mi sembra. E diventa più rapido. Quindi siate rapidi anche voi. Quando si rompe la seconda cambierà la musica. Ah. Molto lungo il percorso, quindi avete tutto il tempo di colpirlo per bene. Con la palla fumogena, con le mele non funziona, penso. E adesso state pronti a fare una foto. Oppure... potete anche colpirlo con le palle fumogene se siete rapidi, io non ce la faccio. Non sono bravo abbastanza. E adesso il suo scudo sarà debole sempre. Non riesco. Proviamo a fargli una foto normale prima di fregarci. Vabbè, la vedete da molto lontano la porta quando vi avvicinate, perché... aspettate che si giri. Ed ecco Mew. Mew è può essere potenzialmente la foto più bella di tutte. Dovrete prevedere da che parte arriva e poi colpirlo con una palla fumogena, però non è sempre facile. No. Vabbè, mi basta quella foto, Non voglio fare il pro di Pokémon Snap. Non dovrebbe esistere un pro di Pokémon Snap. L'ho colpito! Continuate a colpirlo. Oh! Mi ha fatto una foto così da vicino. Sarà una bella foto senza dubbio. La musica si fa più rapida. Vuol dire che siamo vicini. Vedetela, siamo vicini alla fine. Provo ancora a avvicinarmi così tanto a Mew. Ma non so se ce la faccio. No. Però quella foto era molto bella. Mi stringo la mano da solo. Fuck you, Mew. Bella musica però, mi piace.
Adesso non mi fa più questo effetto, ma la prima volta che ci ho giocato era anche molto emozionante per me. Ok, prendiamo quella bella foto di Mew che ho fatto da vicino. Bella, mi piace. Probabilmente diventerà la foto migliore perché vale un sacco di punti bonus. Wow, questo non è il Pokémon raro Mew? Questo Pokémon raro Mew? Guardate, sono 2500 già di bonus. 460 di dimensione. Perfect! 1500 di posa. Raddoppiato diventa 8920 punti. E il massimo è 10.000. Se arrivate molto vicino a Mew, 10.000 vuol dire 500 di dimensione. Quindi non ero così. No. No, dovete arrivare a 1000. Perché? A 4500. Sì, 1000 di dimensione vuol dire molto più vicino di così. Ma se arrivate troppo vicino, non va bene neanche. Quindi. Vabbè, sono soddisfatto così. No, 63. Penso di aver finito il gioco al 100%. Yes. Welcome back. Hai completato la ricerca Pokémon. Andrea è un Congratulations. Andrea è un vero e proprio fotografo di Pokémon. Non ho più nulla da insegnarti. Non mi ha insegnato niente. Segui i tuoi istinti e fai scattare il... Fai fotografie quando vedi qualcosa che ti piace. La ricerca di Pokémon su quest'isola sembrava lunga all'inizio, ma è andata davvero in fretta. Sì, poco più di 2 ore. Ha preso tutto il tuo aiuto. Bene, ci vediamo più tardi. See you. Premi A o B per salvare. Salviamo, non ho mai salvato dall'inizio del gioco. Ci vediamo più tardi. E ora ci godiamo i crediti finali. Questi sono i crediti finali. Ci sono i crediti non finali, che è quando non completate la ricerca Pokémon. Bella musica, qui avrete una panoramica di tutte le vostre fotografie. Jack and Beans. Questo è un bel gioco, anche se è corto. È uno di quegli spin-off di Pokémon che mi fa proprio piacere, che non ho avuto problemi a ricomprare sulla Virtual Console, anche se avevo già la cartuccia originale. Come ho detto, è rapido se sapete come fare, ma le prime volte è davvero intrigante questa cosa di fare le fotografie. E potete continuare dopo a migliorarvi il punteggio se preferite. È uno di quei giochi di cui avrei voluto non un remake, ma un sequel vero e proprio. Per il Wii sarebbe stato interessante con il Wii Remote come puntatore della telecamera. Ma adesso che esce il Wii U, vedo un'occasione ancora migliore di farlo. Nel senso, con il controller del Wii U sembra proprio... avete una finestra sul gioco che può fungere da macchina fotografica. Ci sono anche i... come si dice? I LR dietro che fungono da interruttore. Come si chiama? Insomma, da pulsante di scatto. Da scatto. E per me sembra una buona idea, no? Anche la funzione stessa del DS, del giroscopio, ossia quando vi muovete cambia il... anche lo sfondo, insomma la console sa quando vi muovete. Ikue Tani è quella che ha doppiato Pikachu, eh? E sarebbe interessante muoversi destra e sinistra, fare fotografie. Stessa cosa per il 3DS, anche per il 3DS sarebbe utile magari mettere mele, palle fumogene eccetera nello schermo inferiore. E poi niente, fare un Pokémon Snap con tutti i Pokémon di adesso, non tutti per forza, perché fare foto a 600 e passa Pokémon non è il massimo, ma non so, metterne 200-300, fare i percorsi un po' più lunghi, un po' più vari, un po' più difficile scovare certi Pokémon, più potenziamenti, eccetera, eccetera. Era già stato arrivata. Allora sto arrivata, è andato su nel 2000, per forza. Perché Paper Mario è dello stesso anno, però si parlava... Ah no, era ancora Yamauchi, no, scusate. Sotto arrivato era già Nintendo, però non era ancora il presidente. Nintendo, thank you very much.
Bueno, ragazzi, spero vi sia piaciuta questa let's play. 2 ore e mezza al massimo sarà con i miei saluti finali. Grazie dell'attenzione, spero vi abbia fatto piacere questa let's play. Vedete, sono 2 orette, quindi sarebbero stati 4 episodi di una let's play normale mia, con un episodio di mezz'ora, 5 forse. Quindi per me non valeva la pena iniziare una let's play, ma questa è una let's play, solo che è in formato video unico. Ci riguardiamo l'intro, perché no? Completato il gioco al 100% e niente. Spero che vi abbia fatto piacere. Metterò come al solito una un modo di saltare tra, non so, tra un percorso e l'altro, non so cosa. Per non farvi guardare tutto il video se non vi interessa tutto, o per farvi, se ve lo guardate a pezzi, di poter insomma fare pausa, perché ho visto che c'è gente, ci sono dei pazzi furiosi che hanno guardato il video di Kirbin tutto in una volta, non so chi siano. Vi stringerei la mano, forse, se non è già in una camicia di forza, ma vabbè. Neanche io l'ho guardato per intero, l'ho riguardato per intero quando lo stavo montando, cioè l'ho montato piano piano. Comunque, questo era Pokémon Snap, grazie all'attenzione e buonanotte ragazzi e ragazze.